Michele Emiliano, intanto saluto Tommaso Senno, grazie per essere stato con noi. Allora, Michele Emiliano, buonasera. Buonasera. Ha ascoltato prima il suo ex presidente del Consiglio, Enrico Letta, adesso abbiamo ricapitolato la questione, lei è magistrato anche politico, e ora le chiederò naturalmente della vicenda Consip, ma la questione morale, dal suo punto di vista, è ancora accesa ed è accesa nel PD? Insomma, stiamo descrivendo una concezione del partito, delle istituzioni, che ovviamente non appartiene a quello che tutti i militanti del Partito Democratico e i suoi elettori concepiscono come giusto. Quindi una delle ragioni per le quali mi sono candidato alla segreteria del partito è il tentativo di riportare il Partito Democratico da dove veniamo. Noi siamo il partito di Pio La Torre, colui che ha varato le norme antimafia più moderne e più importanti della storia d'Italia e probabilmente d'Europa. Noi siamo il partito che ha fatto la lotta alla mafia, che ha resistito durante il periodo di Mani Pulite, nonostante contraddizioni gravissime anche dentro la sinistra. Siamo stati la forza politica che ha consentito, anche lì con delle contraddizioni, ai magistrati di fare il loro dovere e di non essere impigliati dai tentativi continui di cambiare le norme e di cambiare il meccanismo processuale, di indebolirli. Ovviamente dentro il Partito Democratico, capisco da quello che voi stessi state dicendo, stanno convivendo due anime, una nera, che io onestamente non sopporto e che sta devastando questa tradizione politica, e un'altra che vorrebbe tornare alle origini, un partito fondato sull'onestà, allora, sulla trasparenza, Michele Emiliano, mi perdoni, sulle decisioni una domanda chiare breve e nette in situazioni come queste. Dunque, lo scambio di messaggi di cui lei andrà a testimoniare, perché ora parleremo anche del fatto che lei è magistrato, concorrente di Matteo Renzi alla segreteria del PD, è testimone nell'indagine che si sta svolgendo sul caso Consip. Lei manderebbe a Lotti un messaggio in cui dice: conosci un certo Carlo Russo che sta venendo a Bari a sostenermi dicendo che amico tuo è di Maria Elena Boschi? Lotti Emiliano dice: sì, lo conosciamo. Emiliano manda a Lotti: in che senso? Lo devo incontrare o lo devo evitare? Lotti risponde: Emiliano ha un buon giro ed è inserito nel mondo della farmaceutica. Se lo incontri per 10 minuti non perdi il tuo tempo. Così è come l'abbiamo ricostruito in base alle vostre, diciamo, interviste, alle ricostruzioni dei giornali. Sono questi gli scambi di messaggi per cui lei andrà a testimoniare dal magistrato? Esatto, grazie all'abilità di alcuni giornalisti del Fatto che mi hanno fatto delle domande sulla base di verbali di intercettazione, detto chiaramente, nei quali si diceva che Russo millantava che io fossi stato a casa sua. Siccome onestamente tenevo a chiarire con i giornalisti del Fatto, di chiunque o di qualunque altra testata, che io a casa di questa persona non c'ero mai stato, gli ho spiegato che si trattava di una persona che ho incontrato in un paio di occasioni su accreditamento di Lotti, che avendo verificato che si trattava di una persona, diciamo così, di non particolare interesse, sin dal 2015 non ho mai più avuto a che fare con lui, me lo sono ritrovato in questa situazione particolare. Lei non si sente, qui addirittura, diciamo, qualcuno da questa condizione vuol far risalire addirittura una sorta di mia incompatibilità ad essere candidato in questo congresso, ma io non c'entro nulla in questa storia. Mi sono trovato Travaglio, come che ne dice? Tanti perché italiani, certo, uno magistrato, concorrente, molti testimone del PD. Sentiamo Travaglio, Emiliano, perdoni, prego. Diceva? A Travaglio. Ma sai, non essendoci nessuna legge che impone a Emiliano di dimettersi dalla magistratura, o si dimettono tutti i magistrati che fanno politica o non si dimette nessuno. Dopodiché il fatto che uno vada a fare il suo dovere di cittadino come testimone diventa un motivo di scandalo, ma motivo di scandalo sarebbe se non ci andasse a fare il suo dovere di testimone. Il problema è chi c'ha, il problema
non è mica Emiliano che riceve quelle pressioni, sono quelli che gliele fanno quelle pressioni, perché naturalmente anche in Puglia, dietro a Carlo Russo, c'era Tiziano Renzi che voleva incontrare Emiliano e non ci è riuscito. E la raccomandazione che fa Lotti a Russo presso Emiliano dimostra che Russo non è un millantatore, ma è un rappresentante di quel mondo lì, altrimenti gli avrebbero detto: quello è un matto che va in giro spendendo Tiziano il nostro Tiziano Renzi nome. La voleva incontrare a lei? La voleva incontrare direttamente, esatto, Tiziano? Sì. E per che cosa? Sì, mi voleva incontrare direttamente, ovviamente non c'è stato modo di incontrarsi perché avevo molto da fare e quindi non l'ho mai più incontrato. Senta, diciamo, con questa ennesima vicenda lei riesce in qualche modo a catalizzare l'attenzione di tutte le persone che a Renzi non lo amano e che andranno a votare alle primarie. Ora le chiederò perché dovrebbero scegliere lei invece di Orlando, ma prima le devo dire una domanda. Lei si trovò in un guaio simile, addirittura le imputarono come, diciamo, come, non dico come tangente, ma come un trattamento di favore l'invio di cozze pelose e spigole da parte di un imprenditore piuttosto malfamato. Lei ci è passato davanti, dentro una vicenda di questo genere. Si rende conto delle difficoltà in cui potrebbe trovarsi Matteo Renzi o Tiziano Renzi o Lotti senza avere nessuna responsabilità? Ma veramente in questo momento sono pendenti decine di processi nei confronti dei giornalisti che tentarono di utilizzare questa storia del regalo delle cozze pelose per, diciamo così, distruggere la mia immagine. Quindi onestamente io non ho nulla di cui lamentarmi. Può succedere che dei giornali o per facendo la posta o per sbaglio ti massacrino, però io non sono mai stato indagato poi di nulla, dice non lei. Ho mai dovuto. Allora, perché dovrebbero nulla. Votare lei era e non una barzelletta ittica, diciamo. Perché dovrebbero votare lei e non Andrea Orlando, quelli che non amano Renzi? Beh, Andrea Orlando è nello stesso governo con Renzi e adesso anche con Gentiloni, sono sostanzialmente due versioni della stessa idea del potere, della stessa idea del partito. Orlando viene, diciamo, dalla tradizione dalemiana che Renzi ha incassato e trasformato, diciamo così, in qualche cosa che è quello che poi state in qualche maniera verificando. Io mi sto sforzando di costruire un partito democratico che finalmente si svincoli da questa roba, abbia la capacità di coinvolgere direttamente le persone, per esempio come abbiamo fatto in Puglia nella costruzione persino del programma di governo che è stato scritto da 4.000 persone, come faranno a Lingotto fra qualche giorno. A Lingotto stanno copiando pari pari il nostro sistema pugliese. Vabbè, addirittura la società che sì. Organizza mi dica una Lingotto cosa, è la stessa Presidente che Emiliano. Ha curato la mia campagna elettorale. Renzi sta copiando in tutto e per tutto quello che noi abbiamo fatto perché ha capito che bisogna passare dal partito dell'io al partito del noi. Senta, mi dice quando ha capito che Matteo Renzi non poteva essere il segretario del partito a cui lei era iscritto, poi travaglio. Ah, guardi, io ho sostenuto Matteo Renzi perché pensavo che fosse una persona che stava tentando di portare il Partito Democratico verso il suo progetto originario, quello fondativo, quello di Walter Veltroni. Quando mi sono accorto che in realtà aveva semplicemente trasformato un sistema di potere in un altro sistema di potere, non sto parlando di cose illegali, sto parlando di metodo. Per esempio, quando io gli dissi che per errori probabilmente dovuti al varo di alcune norme dello sblocca Italia avevano sostanzialmente consentito le trivellazioni nelle 12 miglia che addirittura erano state bloccate dal governo Monti, non siamo stati neanche ricevuti noi presidenti del Sud. Quando tutte le regioni del Sud hanno chiesto il referendum, lui era una furia scatenata, lo avete visto durante il referendum, quando poi lo abbiamo, diciamo tra virgolette, perso perché non abbiamo raggiunto il quorum, lui era contento come se l'Italia avesse vinto i mondiali di calcio. Ecco, questo metodo aggressivo, violento, anche nei confronti dei compagni di partito, ha distrutto il Partito Democratico e devo dire non ha portato bene neanche al Paese, perché anche nel Paese questa disarmonia permanente ha ridotto alla fine l'Italia, pesa, dice lei. Mi dica Marco Travaglio, lei ora ha visto è andata a 8:30 da Lilli Gruber, ospite Matteo Renzi con anche Tommaso Cerno, e
diciamo, è tornato a difendere il proprio ruolo e la propria storia anche familiare con una certa carica. Che impressione le ha fatto e come sta vivendo dal suo punto di vista questa sorta di difficoltà nuova per lui, da una parte un'inchiesta, dall'altra delle primarie con dei competitori così agguerriti? Ma le primarie non credo che sia un dramma per Renzi, nel senso che lui nasce dalle primarie, ne ha fatte due, la prima l'ha persa, la seconda l'ha vinta, quindi ha buone chance di vincere anche questa. Per come è costruito il partito, anche perché quelli che avrebbero potuto votargli contro in parte sono usciti, quindi bisogna vedere quanti di questi nelle primarie aperte andranno comunque a votare contro Renzi e quanti invece, essendo passati in un altro partito che è DP, non ci andranno. Invece per quanto riguarda l'indagine è chiaro che per lui è... Cioè non è tanto l'indagine, sono i fatti che emergono da questa indagine. Lui la sposta tutta sul processo, ma il processo è il meno per lui. Quello che è drammatico per lui è vedere l'affarismo, il familismo, la raccomandazione, vedere, cioè vedere i suoi principali collaboratori che si comportano, io parlo dal punto di vista tecnico-visivo, come dei banditi braccati che non parlano con nessuno, che lavorano coi pizzini, che si vedono all'aeroporto, poi non interessa che cosa fanno, magari è tutta roba lecita, ma non è serio pensare che lo staff di quello che fino all'altro ieri era il Presidente del Consiglio si muove in quella maniera, con quei sotterfugi, e soprattutto, scusa, quando tu hai un padre che dice che incontra due volte l'amministratore delegato della Consip per chiedergli di sistemare una statua della Madonna di Medjugorje davanti all'ospedale pediatrico di Firenze, magari psichiatrico, almeno si capirebbe la linea difensiva, cioè diventi anche tu automaticamente ridicolo se continui a difendere quella roba lì, perché è ovvio che il padre del Presidente del Consiglio non incontra due volte l'amministratore delegato della più grande stazione appaltante pubblica italiana mentre sta assegnando il più grande appalto d'Europa per sistemare una statua della Madonna di Medjugorje. Questo non è vero, Rubini, perché spesso i familiari della gente di potere si dedicano a attività di volontariato. Rubi, nipote di Mubarak, diventa un'autodifesa rocciosa, no, al confronto. Questo, diciamo, è spesso e succede. E ne abbiamo riso per tanti anni. Michele Emiliano, riprendo da una sua intervista. I renziani vogliono fregarmi, ma sarò io in realtà a fregare loro. Non è che anche lei alla fine ha ereditato questa visione così acida, così sterile della politica? La politica è fregare gli altri e non farsi fregare? No, non credo di aver mai detto una frase del genere. Non so, non la sente trovata, proprio la condanna? Ma non la sente proprio la condanna? No, non ho mai fregato nessuno in vita mia. Questo è un buon segno. Senta, persone, Presidente Emiliano, sì, quello che diceva Travaglio, nessuno. Può essere... Allora, facciamola più semplice. Può essere che un ragazzo che viene dalla provincia toscana riesca a ottenere un posto di potere molto importante di governo del paese e che l'ambiente intorno a lui non sia adeguato alle sue capacità e al suo talento politico. Questo sarebbe un elemento di condanna per Matteo Renzi dal suo punto di vista? Io non vorrei ovviamente oppormi alla domanda perché non ne ho titolo, però io sono qui perché sono candidato alle primarie e sto tentando di diventare segretario del Partito Democratico. Se mi fate parlare solo di ciò che pensa Renzi, quello che dovrebbe fare Renzi, finisco per non riuscire a dire quello che vorrei fare. Io lo so che in questo momento giornalisticamente quello che io penso del partito, dell'Italia, è secondario, però perché purtroppo grazie a queste vicende l'Italia adesso pensa solo a tutta questa questione giudiziaria, questa questione anche legata al malaffare. Però, per esempio, una delle cose più gravi che sono successe in questi anni è che abbiamo, per esempio, sbagliato a fare la legge, anche la legge elettorale, non abbiamo sbagliato solo la riforma della pubblica amministrazione o la riforma costituzionale che è stata stroncata dagli italiani. Abbiamo sbagliato anche a fare la legge elettorale. Risultato,
noi rischiamo di andare alle prossime elezioni con l'altissima probabilità di non riuscire ad avere una maggioranza che governa il Paese. 1000 giorni di governo si sono conclusi non solo con tutte le cose di cui state parlando e che mi permetterete per una questione anche mia personale di non esaminare, ma si sono anche conclusi con una sostanziale ritorno del Paese alla Prima Repubblica, però senza più quei partiti forti, capaci di gestire anche un sistema elettorale proporzionale, e quindi noi abbiamo di fronte andiamo incontro al caos, ha sentito il Movimento 5 Stelle, nella era la domanda che le stavo per fare, Presidente. Ha sentito Enrico Letta, era la domanda a cui arrivavamo, ha sentito Enrico Letta, dice fondamentalmente abbiamo perso una legislatura, ha capito se voterà per lei? Sentire Enrico Letta è stato un grandissimo piacere, cioè sinceramente devo dire che persino Gentiloni, che non è certamente un uomo diciamo così di particolare carisma retorico, era però già un piacere sentirlo dopo 1000 giorni di quella sensazione che tutti gli italiani hanno avuto di avere l'impressione che il governo ce l'avesse con i tassisti, ce l'avesse con i segretari comunali, con le camere di commercio, con gli insegnanti delle scuole, cioè sembrava tutto dedicato alla rottamazione. Sentire Letta invece dà l'impressione di una persona che vuole vedere le cose ricostruite, rinascere verso un futuro che non è fatto solo di attriti, di scontri come Guelfi e Ghibellini, non è il calcio fiorentino quello di cui dobbiamo Marco Travaglio, lei che impressione ha avuto dall'intervista? Ho sentito persino ammettere di avere sbagliato a non pensare a sufficienza al mezzogiorno. Il mezzogiorno, io non sto parlando di mezzogiorno in questa campagna elettorale, perché il mezzogiorno è una polveriera, ma chiariamoci, c'è persino qualcuno tra gli osservatori politici che dicono, vabbè, ma Emiliano è del Sud, come potrebbe mai diventare segretario basterebbe del quello più grande a capire, Marco Travaglio. Europea. Ecco, questa roba è una delle ragioni per le quali forse mi sono candidato. Allora, Marco Travaglio, Enrico Letta cosa le è sembrato e cosa ha detto in questa intervista dal suo punto di vista? Beh, mi è sembrato come tutti i politici italiani che quando hanno l'occasione di cambiare le cose non le cambiano e quando non contano più niente ci spiegano che cosa bisognerebbe fare per cambiare le cose. Se Renzi vinse le primarie e se gli italiani gli perdonarono quello strappo indecente di andare al governo al suo posto senza passare per le urne, fu anche perché il governo Letta era in folle, non andava avanti, aveva Berlusconi come alleato, quindi adesso anche sentirgli dire che adesso avremo una grande coalizione, beh, peggio della sua, credo che sia difficile. Più grande difficile. C'era Verdini e c'era anche Berlusconi, invece ha detto una cosa che condivido e che è una battaglia che il Fatto Quotidiano sta conducendo praticamente in solitudine, cioè che la legge elettorale con i capilista bloccati è una vergogna e che devono restituirci il potere di sceglierci tutti i deputati dal primo all'ultimo, senza nominarsene 460 su 630. Stiamo per parlare, io vi ricordo domani in edicola Mani Pulite.